Buongiorno a tutti, nuovo video di prodotti finiti. Allora, ho un po' di cose, quindi vado abbastanza veloce, tante cose le avete già viste, quindi nulla di che. Allora, ho finito gli ennesimi dischetti, questi sono quelli grandi, della Sian per struccarmi. Ovviamente in questo periodo mi sono truccata gran poco, però diciamo che non li uso neanche per struccarmi in realtà. Per fare tutto il viso comunque vanno bene. Adesso sto usando quelli piccolini perché fondamentalmente, a parte queste occasioni un po' così, mi trucco quasi esclusivamente solo gli occhi, perché poi abbiamo il nuovo sport: metti la mascherina, togli la mascherina, metti la mascherina, togli la mascherina e via. Poi, cosa che avete visto tante altre volte, il Bio Repair. Ho usato solo questo, senza alternarlo all'altro, che è la protezione totale. Ho usato questo Pro White. Ho notato un leggerissimo sbiancamento dei denti, visto che è la sua funzione, però vorrei provare delle striscette sbiancanti, giusto per vedere se fanno qualcosa, e riprendo a utilizzare l'altro. Poi, sempre in versione denti, non l'ho mai fatto vedere in realtà, ho finito questo colluttorio di L'Angelica. Io devo dire la verità, è un prodotto che uso e non uso, uso e non uso, perché tra il dentifricio, lo spazzolino elettrico e lo spazzolino quello per la lingua e il filo interdentale, questo passa veramente in secondo piano. Però vabbè, ce l'avevo lì anche da tanto tempo, non saprei come censire onestamente un colluttorio. Mi lascia un buon profumo di fresco e più di quello io non ho problemi di carie, per cui insomma. A parte che questo forse antiplacca, alito fresco, quindi sì, non ha grandissime forse funzioni, diciamo. Però sì, niente da dire, ma lo uso anche molto poco. Poi, penso di non avervi mai fatto vedere, quando l'ho finito ho detto, ma vi ho mai fatto vedere un deodorante? Sì, anche io ho le ascelle. Questo è l'Invisible Dry della Dove. Io più o meno uso, un po' per pigrizia, uso quasi sempre questo. Adesso sto usando quello classico, per dirvi. Allora, qui dice che è antitraspirante, provato su 100 colori, vabbè, insomma. Parliamo di ascelle. Allora, io ho l'ascella che suda molto, io sudo tanto le ascelle estate, inverno, ma non ho l'ascella pezzata, ho l'ascella fino a dove mi arriva il reggiseno, per capirci, che belle queste cose, proprio la sudata. È una sorta, non so neanche se sia una sorta di iperidrosi, perché proprio l'ascella è proprio la zona in cui io sudo di più. Quindi, devo dirlo onestamente, per me nessun deodorante è particolarmente efficace. Adesso non mi ricordo qual è la marca che dice più sudi, più sei di fresco. Non me la ricordo mai, se magari la prendo, magari questa, vabbè. Quindi non è che posso dire, tipo anche questo che ha la funzione antitraspirante, anche no, cioè a parte che sono un po' contraria, però è comunque affidabile, nel senso che non è che uno inizia a puzzare, ecco. Diciamola così, visto che io comunque sudo tanto. E questo, anche l'altro, io più o meno di questa linea li ho provati quasi tutti e mi sono trovata sempre bene quello che ricompro. Preferisco le versioni spray rispetto a quelle roll, per una questione mia personale, insomma, ma vabbè. L'unica cosa, che la funzione antitraspirante io ovviamente non l'ho vista. In passato ho usato delle creme, forse un'era della Vichy, antitraspirante, però c'è stato un periodo in cui mi si erano sensibilizzati i linfonodi, quindi io da lì ho detto sudo, chi se ne frega, metto deodorante, però non ho più usato prodotti antitraspiranti. Poi ho finito questo, laviamoci le mani a gogo, ho finito questo sapone liquido per le mani, sempre dell'Angelica, come all'aloe vera e aloe vera e vaniglia idratante, nulla di grave da segnalare, tiene ha una buona profumazione, tiene le mani comunque idratate, nel senso che non ve le secca. Sapete il periodo che stiamo vivendo, passiamo da igienizzante mani a sapone mani, igienizzante mani, sapone mani, e quindi devo dire che mi sono trovata bene, visto
l'utilizzo, ho ricomprato un boccione da litro e quello sarà. Poi, sempre per rimanere in tema mani, ho finito questa crema di Equilibra all'argan, voi la vedete in formato mignon perché sapete che li taglio. E io l'ho trovata molto buona. Considerato anche il periodo, no? Quindi io poi sono una che la mette solo la sera quando poi va a letto. La cosa che mi è piaciuta molto è che, spoiler, mi sta piacendo anche della versione all'aloe che sto usando adesso, è nutriente, nel senso che vi nutre comunque le mani, idratante perché comunque non le vedete secche o che comunque se con le grinze classiche da mancanza di acqua, dico io. E per me è una cosa praticamente fondamentale, nel senso che mi fa capire che effettivamente sta funzionando, è il fatto che quando poi la mattina mi alzo e mi lavo le mani, non mi sento le mani grasse, ecco, che mi dà l'idea che la crema è rimasta lì ma non è penetrata, ecco, non fa quel film superficiale che mi fa dire sì, ok, me le proteggi, ma non penetri nella pelle. Questa invece devo dire da questo punto di vista è ottima. Sapete che io i prodotti dell'Equilibra li più o meno insomma mi piacciono e ne uso anche altri. Comunque se mi sono trovata bene, se mi ricorderò quando sarà ora. No, all'argano avevo preso la crema quella viso e mi ero trovata bene, quindi mi sono trovata bene anche con questa. Poi passiamo a facciamo i capelli. Me lo avete già visto, questo è l'Hydralisse. Ne sta scendendo un po', sì. Fructis di Garnier, Hydralisse, capelli difficili da lisciare e crespi. Allora, io ho i capelli crespi, cioè li ho sottili, però sono crespi. Vabbè, adesso li vedete, sono 2 giorni che li ho lavati, per cui insomma, vabbè. Però sono piastrati, mi resta sempre un po' di crespo, tra l'altro. Sì, stavo pensando, sì, sono 2 giorni. Sì, li ho lavati domenica, oggi è martedì, domenica sera ero all'aperto e pioveva. Che ho detto che bello, ho appena piastrato i capelli. Sono a casa con i capelli frisè. E devo dire che comunque mi piace, pulisce bene, non mi dà problemi. Adesso dirvi che vi brillano i capelli, no. Però tenete conto che io, adesso vabbè, io sono anche andata da poco dalla parrucchiera. Oh, si vedono anche le mesh. Ovviamente quando poi li piastro, inevitabilmente secondo me un po' si chiudono le squame dei capelli, per cui diventano un pochino più lisci. Dire che diventano brillanti, pardon, brillanti, dire che diventano brillanti perché ho usato questo shampoo, onestamente no, però insomma mi trovo bene, penso sia già o la terza o la quarta confezione che ricompro, quindi anche perché non mi appesantiscono il capello, ecco, diciamola così. Basta, nient'altro, sicuramente non è bio, però pazienza, insomma. Voilà. Poi ho finito altro prodotto Equilibra. È il detergente intimo, allora con acido lattico e calendula, senza SLS, senza SLS, coloranti, parabeni, saponi alcalini, petrolati PEG. Allora io forse l'avevo anche già comprato, ve l'avevo già mostrato, può anche essere. Sì, sicuramente l'ho già comprato, mi sono trovata bene, quindi l'ho ripreso tranquillamente. Io non ho problemi particolari a livello intimo, quindi adesso dirvi che uno mi fa l'altro. C'è solo una marca che non mi ispira, ma che non mi ispira e non compro, però non ve la dico. Però insomma, tutto sommato, insomma, non ho problemi particolari. Poi sono andata velocissima perché poi volevo farvi vedere, ho solo 2 cosine ancora. Ho tenuto la scatola, ho finito le fiale del dottor Taffi per i capelli. Allora, io in realtà ne avevo solo 3 dentro e quindi ne uso metà alla volta, quindi sono andata avanti 3 settimane, insomma, quindi non ho visto grandi risultati, però ce li avevo lì dall'estate scorsa, ho detto vabbè, li finisco finché sono a casa, così, perché l'idea sarebbe quella di farlo d'estate perché bisognerebbe poi lasciare comunque asciugare i capelli all'aria, insomma, senza phon o eventualmente il phon con l'aria fredda. Io ho fatto una volta con il phon con l'aria fredda, adesso ho cercato di
di lasciarli asciugare all'aria. Mi sono sempre con quello shampoo lisciante, cioè avevo in mezzo i boccoli, ma vabbè. Avevo queste onde un po' beach waves, se lascio asciugare all'aria. E niente, comunque io queste o qualcos'altro le ricompro. Sono un po' indecisa perché volevo prendere queste con il loro integratore oppure quella della Fito con il loro integratore. Siccome secondo me sono entrambe marche buone per i capelli, almeno per quello che ho provato io, sono un po' indecisa su quale provare. Probabilmente mi butto sulla Fito per non fare un ordine online perché le trovo in farmacia. Però adesso provo a vedere, valuto. Comunque io mi sono sempre trovata bene con queste. L'odore non è granché, devo dire la verità. Anche io poi lo sento anche un po' sui capelli, nonostante si metta solo sul cuoio capelluto, io lo metto solo sulla parte alta. Però io poi vedo veramente effettivamente i capelli crescere piccolini, quindi il suo effetto lo fa, io lo promuovo veramente questo prodotto. Non mi ricordo quanto costa, però. Poi, ultimissimo prodotto, vedrete la foto che è scaduto. Però io ho ancora i piedi, sono ancora attaccati. Quindi dico, vabbè, insomma, portate pazienza. Vi dico la verità. Vi faccio vedere il prodotto intanto, intanto l'avete visto nella foto. Ce ne sono due. Paia dentro, cos'è che sbatte dentro? Ce ne sono due paia e c'è ancora la bustina. Ho tenuto la bustina, sono le bustine così per due trattamenti praticamente. Quindi ho fatto il primo, penso, ma neanche l'anno scorso, forse addirittura 2 anni fa. Poi non l'ho più fatto e mi era rimasto lì e quindi adesso ho detto no, adesso lo faccio visto che qua pedicure non si può andare dall'estetista. Ho detto lo faccio. E devo dire la verità, io questo l'ho preso su Amazon, non mi ricordo quanto costa, credo sui 20 euro, ma considerate che fate due utilizzi. Ho seguito pedissequamente le istruzioni che sono scritte e c'è scritto di lasciare i calzini per... Adesso faccio una cosa così. Scusate le foto, ma mi sono dimenticata di fare la foto ai calzini per farvi vedere com'erano. Quindi mi sono fotografata i piedi e hanno queste linguette per tenerli fermi. Allora, io li ho utilizzati, li ho tenuti su 90 minuti, li ho tenuti su proprio il massimo, perché dicono da 60 a 90 minuti in base a com'è la situazione della pelle. Io non ho degli spessimenti, però non ho grossi problemi, solo che venendo tipo da 2 mesi, sì, abbondanti anche di non pedicure dall'estetista che io faccio più o meno ogni 40 giorni, ho detto vabbè, facciamolo e l'ho tenuto su 90 minuti. Allora, dicono, ed è la cosa, sono contenta di aver fatto la recensione. Dopo aver utilizzato la seconda volta, perché dopo la prima volta non l'ho fatto e la differenza l'ho vista. E dicono, dopo aver fatto il trattamento per una settimana, aspettate perché sto leggendo in inglese, quindi nel giro di 3-7 giorni inizia a staccarsi, per una performance di peeling maggiore, di fare un pediluvio di acqua tiepida per 10 minuti al giorno. Ed è quello che io ho fatto, cosa che non ho fatto la prima volta che li ho utilizzati e la differenza l'ho vista. Facendo il pediluvio di 10 minuti tutti i giorni, intanto la pelle resta idratata e quella che deve staccarsi, perché sappiamo qual è la funzione di queste maschere, non so come chiamarlo, questo trattamento, è proprio il fatto che si deve comunque formare la pelle nuova sotto. A me nel giro di una settimana è completamente cambiata la pelle di tutto il piede, cosa che la volta precedente quando l'ho fatto non ho fatto sempre il pediluvio e ho visto che effettivamente la pelle ha fatto più fatica a rigenerarsi, quindi assolutamente seguite le istruzioni, doveste prenderlo. Mi fa ridere perché dice, alla fine i vostri piedi diventeranno soffici e idratati come quelli di un bambino. Però effettivamente devo dire che sono andata dopo forse 3 settimane abbondanti, forse anche a farmi pedicure dall'estetista quando finalmente hanno riaperto, e devo dire che effettivamente avevo i piedi morbidi, insomma, cioè non come dire
Ma si vede che non hai fatto la pedicure negli ultimi 3 mesi. Cioè, comunque, devo dire che pur avendo io spessimenti, che quindi gratto con tipo quella specie di carta vetrata quando faccio la doccia una volta a settimana, devo dire che effettivamente hanno avuto un buon risultato. Paradossalmente, ha fatto più fatica a rigenerarsi la pelle, diciamo, del collo del piede, nel senso che ovviamente anche lì avete il calzino. La parte alta, piuttosto che la pianta del piede, ha fatto un po' più di fatica a rigenerarsi in qualche modo, nonostante io poi mettessi anche la crema idratante tutte le sere. Comunque devo dire che assolutamente approvato. Io non so se ne avevo provato un altro. No, mia mamma aveva provato un'altra marca e anche a lei, vabbè, si era trovata bene. Quindi è per dirvi che penso che più o meno si equivalgano un po' come prodotti, cioè nel senso questa marca o altre, secondo me più o meno siano lì. Se li cercate come ho fatto io 2 o 3 anni fa ormai su Amazon ve ne escono un mondo di marchi diversi e secondo me sono più o meno tutti buoni, ma non mi sbilancio. Io ho provato questo e nonostante l'abbia usato in modo temerario dopo che era scaduto, è andato tutto bene. Bene, ho finito, non ho altro da mostrarvi, sono stata veloce questa volta, sono stata brava. Niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!